Attenzione, Gaetano e Khedira non liberano slot in entrata. Gaetano e Khedira non vuol dire che verrà acquistato qualcuno. Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui finalmente per parlare un po' di calciomercato, visto che nelle ultime ore stanno uscendo delle nuove notizie e pare che si stia muovendo qualcosina in uscita. Prima però di parlare di tutto questo, vi ricordo l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, che è totalmente gratuita, e attivate poi la campanella. Detto questo, voglio farvi vedere prima una cosa e poi partiamo con l'argomento del video. Allora, una foto. Puoi salutare Darion. Ciao Darion, un abbraccio. Ciao, grazie. Ecco ragazzi, ieri è arrivata una bella sorpresa da Vincenzino, che è andato a Castel di Sangro e è arrivato con una bella dedica di buongiorno verso il sottoscritto. Diciamo che è stata una bella sorpresa. Ed è stata una sorpresa ovviamente ben gradita, ecco, quindi grazie Vincenzino che stai vedendo questo video, sicuramente lo starei vedendo e già so che hai messo il non mi piace. Detto questo, scherzi a parte ragazzi, allora, mercato in uscita, nelle ultime ore pare che si stia sbloccando Gaetano, l'uscita di Gaetano, fino a praticamente ieri sapevamo che c'era il Cagliari. Nelle ultime ore pare che il Parma abbia, diciamo, superato il Cagliari e pare che stia per formalizzare, diciamo, l'offerta. Parliamo di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni più bonus. Questa dovrebbe essere la trattativa. Ora, la trattativa in sé, diciamo che prestito con obbligo, quindi vuol dire che tu oggi non incassi niente, quindi questi 8 milioni meno male arriveranno l'anno prossimo. E diciamo che con Osimhen che non si sblocca, fa strano vedere un Napoli che cede un giocatore senza incassarci niente nell'immediato. Comunque, Gaetano pare che andrà al Parma e pare che vada anche Khedira. Ora c'è un problema. In giro, specialmente da giornalisti che dovrebbero sapere questi argomenti, comunque si sta praticamente dicendo in giro che Gaetano e Khedira libererebbero uno spazio per Gilmour e Brescianini, cioè escono Gaetano e Khedira, entrano Brescianini e Gilmour. Non è così, non è così, perché c'è il problema delle liste. Il problema delle liste è questo qui, cioè noi al momento abbiamo un over 22 in esubero e abbiamo, tra virgolette, il problema viva i Napoli. Ora, dando per scontato che alla fine Napoli riuscirà a registrare 4 viva i Napoli, ok, diamo per scontato quello, concentriamoci sugli over. Tu oggi ne hai 18, ok, quindi ce n'è uno in esubero, possiamo averne massimo 17. Gaetano ragazzi è un vivaio Napoli, quindi non libera nessuno slot per gli over 22. Khedira è un over 22 e la sua cessione non libererebbe uno slot, ma ti permetterebbe di rientrare nei 17 over 22. Cioè ragazzi, se escono Gaetano e Khedira non entra nessuno, perché non c'è spazio. Ti liberi giusto delle super over 22, ma non può entrare nessuno, a meno che tu non vai a prendere degli under 22. Ma Brescianini e Gilmour non sono under 22. Ci sarebbe in teoria una seconda strada, ma credo che non verrà percorsa. Cioè, tu ti prendi Brescianini e Gilmour, però devi mettere fuori rosa qualcuno. Quindi probabilmente un Kajust, per esempio. Tu vuoi prenderti Gilmour, devi mettere fuori rosa Kajust. Non credo però che questa strada venga percorsa, perché cioè, io penso che il Napoli punti sempre a cedere per racimolare qualcosa, piuttosto che mettere uno fuori rosa, pagarlo a vuoto. Cioè, l'esperienza Demme l'abbiamo già fatta e non penso che vogliano replicarla nuovamente. Quindi attenzione, Gaetano e Khedira non liberano slot in entrata. Gaetano e Khedira non vuol dire che verrà acquistato qualcuno. Detto questo, passiamo all'argomento centravanti. C'è sempre la situazione Osimhen che non si capisce. Il Paris Saint-Germain, tra virgolette, sta comprando un difensore, che non mi ricordo sinceramente il nome, comunque se trovo il tweet ve lo faccio vedere, e spenderà lì circa 40 milioni, quindi io sono molto
è titubante sul fatto che cacceranno gli 80 milioni di cui si parla. Comunque, sappiamo benissimo che in teoria dovrebbe essere Lukaku il sostituto, ok? Esce Osimhen, entra Lukaku. Ora, tutto mercato web ci ha dato invece un nuovo nome, anzi più che tutto mercato web, The Sun, ok? Che è una testata giornalistica inglese. La notizia riportata da tutto mercato web che ci dice appunto che secondo The Sun il Napoli, oltre a Lukaku, starebbe pensando a Jean-Philippe Mateta, centravanti, francese, classe 1997, c'ha quindi 27 anni, è più giovane di Lukaku. È l'attaccante attualmente del Crystal Palace, gioca quindi in Premier League, ha il contratto in scadenza nel 2026 e da quello che dicono non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto. Mateta è quel tipo di attaccante che rispecchia l'identikit di Conte, è un attaccante fisicamente bello strutturato, è alto, è bravo nel gioco aereo, è bravo a giocare spalla alla porta, a proteggere palla, a far salire la squadra, a smistare palloni, è anche abbastanza veloce, tra l'altro sta attualmente giocando le Olimpiadi con la Francia e se non sbaglio ha fatto 4 presenze con 2 gol, quindi sta facendo abbastanza bene. Poi ragazzi, viene dalla Premier League, quindi diciamo bene o male chi viene dalla Premier League, l'abbiamo visto anche nel recente passato, Loftus-Cheek, lo stesso Abraham prima di infortunarsi, comunque chi viene dalla Premier League bene o male è un giocatore che in Serie A dà appunto garanzie. E tra l'altro ragazzi, un attaccante che dal punto di vista dell'integrità fisica è messo abbastanza bene, perché in carriera ha avuto soltanto un infortunio grave, mi pare al Magonza, che l'ha tenuto fuori una ventina di partite. Tolto quell'infortunio ha sempre giocato. E su Transfermarkt la sua valutazione di mercato è di 20 milioni. Lato ingaggio sarebbe molto più sostenibile di Lukaku, perché Mateta al Crystal Palace percepisce un salario lordo di 2 milioni e 600 mila sterline, ok? Quindi è uno stipendio assolutamente sostenibile per le casse del Napoli, sicuramente più sostenibile di Lukaku. A me sinceramente ragazzi è un nome che piace, perché io il Crystal Palace lo seguo in Premier League, sono un fan del Crystal Palace. È più giovane di Lukaku. A livello di caratteristiche comunque è quell'attaccante che piace a Conte, economicamente parlando è più sostenibile, è un nome diciamo che ci sta, che può fare al caso del Napoli. Arriverà? Boh, non lo sappiamo. Questa situazione si sbloccherà solo nel caso in cui verrà ceduto Osimhen. Diciamo che al momento questo nome ce lo mettiamo dentro il cassetto, aspettiamo la cessione di Osimhen e poi vediamo come andrà a finire. Questa diciamo è la situazione per quanto riguarda il sostituto Osimhen. Ora, capitolo riserva, ok? Noi al momento abbiamo Simeone e Khedira che come riserve del titolare. Raspadori non lo metto, ragazzi, nonostante diciamo stia giocando centravanti, perché secondo me Raspadori non è il centravanti adatto a Conte. Hai Simeone e Khedira. Ora, Khedira dovrebbe andare in teoria al Cagliari o al Parma. Diciamo che ci sono queste due squadre in Serie A e c'è poi questa voce del Tolosa. Ora, si sta parlando anche di un'uscita di Simeone direzione Atalanta. Ieri pomeriggio l'Atalanta ha giocato un amichevole contro il Parma e Scamacca si è letteralmente distrutto il ginocchio, rottura del crociato, del menisco e del collaterale, e si parla di uno stop superiore ai 7 mesi. Praticamente Scamacca ha finito già la stagione e ovviamente gli auguro una guarigione il più veloce possibile, perché comunque rimane un pupillo per me. E quindi l'Atalanta ovviamente sta cercando un giocatore per correre a ripari, ok? E si sta parlando di Simeone. Ora, io non so se Simeone è stato messo in mezzo perché appunto l'Atalanta sta cercando un sostituto di Scamacca, però dico solo una cosa, io non credo che il Napoli ceda sia Simeone che Khedira. Cioè, siamo al 5 agosto, mancano 26 giorni alla chiusura del mercato, ci sono tante cose da sistemare e io non penso che il Napoli vada poi ad aggiungere alle cose da finire anche il prendere una riserva del titolare come centravanti, ok? Quindi io penso che alla fine, diciamo per il poco tempo che c'è a disposizione, secondo me alla fine Simeone rimarrà per fare la riserva e verrà ceduto Khedira. Io penso che andrà a finire così. Poi se succede ragazzi,
succede, va bene, ne parleremo, ne riparleremo poi quando succederà e se succederà. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Quindi abbiamo questo Gaetano che dovrebbe andare via, però non libera slot per le liste, e vediamo davanti come si evolverà la situazione. Detto questo ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, se vi convince questo Mateta, se pensate che Simeone alla fine verrà ceduto, ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate il mi piace, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis, attivate poi la campanella. Forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima.